mio canale. Allora, oggi un nuovissimo video, questa volta faccio il seguito tanto tanto richiesto e tanto atteso del progetto Pozzetto. Vi rimando al primo video in cui avevo fatto vedere come avevo organizzato la dispensa dello scorso anno, quindi appunto tutte le verdure di stagione le avevo congelate e lavorate per godermi questa dispensa invernale. Visto che mi avete richiesto in tantissime un video su diciamo preparare delle idee, delle ricettine quando uno arriva a casa stanco da lavoro, quindi una cosetta proprio rapida, ho pensato ai nostri quattro salti in padella, però ovviamente fatti in casa, e quindi ho fatto pasta. Ho fatto tutti gli esperimenti che ho fatto, non sono ingrassata 3 kg, ho fatto pasta tutti i giorni. Perché? Perché la cosa più importante di questo progetto assolutamente non è difficile, ma la cosa più importante è capire un po' la precottura della pasta. Ovviamente non vado a congelare la pasta così com'è, ma appunto faccio una precottura. Io ho fatto due esperimenti. Innanzitutto ho utilizzato una pasta che cuoce, che ha un tempo di cottura di 10 minuti, non inferiore, ragazzi, perché poi non ci stiamo con i tempi e capirete che cosa vuol dire, lo vedrete pure all'interno del video. Quindi io sono partita da una pasta che più o meno cuoce a un tempo di cottura di 10-11 minuti. E ho fatto una precottura di 3 minuti per vedere un po' come veniva e quella da 5 minuti. Funzionano entrambe, però io vi consiglio una precottura di massimo 3 minuti. Perché? Perché quella di 5 minuti arriva proprio al limite, quindi andate a scongelare, perché per scongelare un panetto da 100 grammi ci vogliono circa 8-9 minuti. E ovviamente viene fatta a fuoco basso, quindi ci vuole un pochino di tempo. Questa tempistica sommata alla precedente, quindi alla precottura, arriviamo bene o male al tempo di cottura limite della pasta, quindi 5 minuti siamo un pochino troppo fuori. È vero che quando la andiamo a scongelare non è che si cuoce come dentro la pentola dell'acqua, però bene o male la pasta inizia, ovviamente procede con la cottura. Quindi il mio suggerimento è 3 minuti. Se arrivate alla fine dello scongelamento, quindi in padella, che state lì mettendo l'olietto, l'assaggiate e sentite che è ancora un pochino troppo al dente, facciamo sempre in tempo a mettere un mezzo bicchiere di acqua e terminare, diciamo, quei 30 secondi oppure quel minuto in più che mancava dalla precottura. Quindi con i 3 minuti siamo sempre in tempo per sistemare appunto la cottura della pasta. Nell'altro caso magari siamo troppo al limite, oppure la pasta l'abbiamo lasciata un po' troppo nella ciotola prima di essere congelata, quindi è andata avanti con la cottura, rischiamo proprio di mangiarci la pasta scotta. Quindi assolutamente vi consiglio 3 minuti. Per non portarvi in errore, considerate un 30% massimo sul tempo di cottura appunto della pasta che utilizzate. Poi vedrete tutti gli altri dettagli all'interno del video, quindi niente ragazzi, io mi sento di lasciarvi a questo punto al video. Sto quasi ultimando le riprese per il terzo progetto Pozzetto, che prevederà esclusivamente secondi davvero molto molto speciali. Quindi niente, io un bacione, come al solito ci vediamo alla prossima, ciao! Eccoci ragazze, quindi inizio subito con le casarecce, che sapete che è il mio formato preferito, garofalo. Vedete anche cottura 11 minuti, quindi faccio partire il timer perché volevo essere piuttosto precisa per poi darvi le indicazioni finali. Quindi ecco, non abbiamo bisogno di particolari attrezzature se non quelle di ciotole maxi, perché qui state vedendo solamente mezzo chilo di pasta. In realtà poi quando andiamo a fare il progetto vero e proprio, perché questi appunto erano esperimenti, andiamo a mettere 2-3 kg, 4 kg, quindi insomma ci servono delle ciotole super grandi. Quindi vado semplicemente, una volta condita, a distribuire così ad occhio senza bilancia all'interno di queste vaschette di alluminio. Condisco, perché questa qui è una pasta all'arrabbiata, volevo fare, quindi già pronta così, e aggiungo appunto aglio, prezzemolo e peperoncino. Quindi semplicemente questo è il primo esperimento riuscitissimo. Metto tutto nel congelatore e proseguo con la seconda, che è appunto la pasta spaghetto. Quindi il formato è quello, semplicemente ripeto l'operazione, quindi è molto molto semplice come procedimento, non c'è nulla di particolare se non quello di mantenere sempre la stessa cottura, quindi 3 minuti su un tipo di pasta che ha una cottura totale di 11 minuti, come vi ho detto all'inizio, 10-11 minuti. Vedete che è molto rigido lo spaghetto, proprio perché 3 minuti sono veramente pochi, però ecco, effettivamente poi gli esperimenti, diciamo, sono riusciti più con 3 minuti piuttosto che con 5.
Anche qui vado ad aggiungere qualche ingredientino, ovviamente il sugo è rimasto nella ciotola, e poi vado a mettere il basilico e addirittura anche il pepe, proprio per rendere questa pasta quattro salti in padella, cioè torniamo a casa, dobbiamo solamente aggiustare di sale e basta. Ovviamente è un esempio, perché la cosa più importante, e vi do anche questa idea, è quella di realizzare magari una pasta base, un sugo base, in modo tale che quando poi lo andate a scongelare potete poi aggiungerci tutti gli ingredienti che volete, ad esempio una datolata di pomodorini freschi, oppure non so, le verdure cotte a parte, oppure un barattolino di panna, insomma potete fare semplicemente anche una cottura basica o semplicemente pasta mischiata con un pochino di olio, oppure pasta e pomodoro, e poi modificate alla fine la tipologia, insomma, di pasta. Ecco qui, anche questo lo conoscete ormai, il mio pesto semplice con basilico e zucchina, vado a frullare tutto, condisco i fusilli e anche loro la stessa cosa, vado a mettere all'interno delle vaschette, condisco magari con qualche altra cosina, insomma, sopra, sempre con tanto basilico, e poi congelo come abbiamo fatto per le precedenti. E proseguo, ecco, anche con la pasta, insomma, volevo fare una pasta in bianco con i funghi e poi appunto da personalizzare alla fine. Questa è anche un'altra idea molto molto carina. Ovviamente nelle vaschette ci vanno tre nidini e poi aggiungo sopra i funghetti champignon e anche questi li congelo. Ragazze, vedete le vaschette a cosa ci servivano? Esclusivamente a dare la forma ai panetti di pasta, quindi ovviamente in tempo di congelare poi andiamo a togliere la pasta e la mettiamo nei cartoni che vi avevo fatto vedere nel video precedente, sempre del pozzetto. Eccola qui, perfetta, sia la pasta corta che la pasta lunga, quindi andiamo semplicemente a toglierla, basta spostare un pochino le pareti della vaschetta dalla pasta, che ovviamente si stacca in automatico, quindi non serve fare forza, non si spezza, non si rompe. E ovviamente questa forma rettangolare ci aiuta ad essere un pochino più ordinate e metterne di più all'interno dello scatolone, quindi vedete, insomma, rimane tutto ben ordinato e organizzato, e dall'alto si vede subito il tipo di pasta, in modo tale poi che quando la andiamo a scegliere scegliamo sicuramente a colpo sicuro. Eccoci ragazzi, siamo arrivati all'ultima fase, che è quella dello scongelamento, quindi vado semplicemente a mettere un pochino di olio all'interno di una padella e vado a scongelare piano piano la pasta, che di qualsiasi formato, corta o lunga, l'importante è che il procedimento sia lo stesso, quindi sempre un goccino di olio in modo tale da mantenere umida la parte sotto della pasta. Il coperchio in questo caso è fondamentale, in modo tale che il vapore che si crea con la cottura aiuti un pochino a sciogliere tutto il blocchetto. Difatti io avevo fatto anche un'altra prova, per questo io parlavo all'inizio dei tanti esperimenti, avevo provato anche un blocchetto da 200 grammi, solamente che l'esperimento non era riuscito, semplicemente perché per sciogliere 100 grammi di pasta ci vogliono appunto 8 minuti, 200 grammi quasi il doppio, quindi più o meno 15 minuti, e quindi non ci stavamo con i tempi di cottura, ovviamente la pasta si scuoceva. Quindi anche meglio, però, devo dire, perché realizzare tutti questi mini panetti da 100 grammi, che poi sono proprio delle mono porzioni, fa sì che insomma si creano nel freezer un po' tutti i gusti per tutti quanti, quindi ognuno torna a casa e si sceglie il proprio tipo di pasta. E quindi eccola qui, pronta, perfetta, così come la vedete, l'acqua è evaporata, il sugo si è addensato, la pasta è perfettamente al dente, e quindi assolutamente è un esperimento che vi consiglio di provare. E quindi questa è una pasta, così come la congeliamo, la scongeliamo senza aggiunta di nulla, mentre per quest'altra ho voluto provare ad aggiungere appunto altri ingredienti. Ovviamente ragazze, funziona allo stesso modo, benissimo, basta appunto aver congelato la pasta e gli champignon come avete visto prima, poi dopo che si è scongelata completamente tutta vado ad aggiungere la panna di soia, quindi ovviamente anche questo è un esperimento super riuscito e che vi consiglio. E niente ragazze, io spero che il video vi sia utile, insomma che tutte queste idee vi aiuteranno a realizzare il vostro super mega favoloso pozzetto, quindi io vi do appuntamento alla prossima, un bacio e ciao a tutti! Come get lost with me.